Detenuti a rischio. Nessun contatto con gli altri, che potrebbero aggredirlo. Si trova rinchiuso a San Vittore, il barman che tra il 27 e il 28 maggio ha ucciso la sua fidanzata Giulia Tramontano, al settimo mese di gravidanza. Come già detto in video precedenti, questo essere che ha commesso questo atto ignobile sarà molto difficile che avrà contatti con detenuti, tra virgolette, normali, perché vengono messi in un reparto protetti, il cosiddetto precauzionale. Quindi quel video che ho visto, fake, dove si dice che è stato aggredito da 15 detenuti, è una bufala, perché, ripeto, è molto difficile che colui che commetta un atto così indegno venga a contatto con altri detenuti. Continuiamo con l'articolo. Impagnatiello in carcere in un reparto per detenuti a rischio. Alessandro Impagnatiello, il barman da due giorni rinchiuso nel carcere di San Vittore per aver ucciso Giulia Tramontano, la sua fidanzata incinta di 7 mesi. Si trova in una cella per i detenuti cosiddetti a rischio, al quinto raggio. L'uomo che da quando è stato fermato ha ripetuto più volte che l'unico pentimento che abbia un senso è togliermi la vita. È infatti controllato con maggiore attenzione rispetto agli altri. Da quanto si è saputo, inoltre, non ha contatti con gli altri carcerati. Il rischio è che possa essere aggredito. Le sue condizioni sono comunque compatibili con il regime carcerario. Come ho detto più volte nei miei video, gli ex detenuti come me o detenuti che si trovano in reparti normali non ammettono questi tipi di reati, perché per noi questi non sono reati, sono atti che vanno contro ogni etica morale, vanno contro l'umanità, e quindi una persona di questo genere non può essere messo in un reparto normale, perché veramente rischierebbe la vita. Voglio rispondere anche a tutti quei giustizialisti che scrivono sotto i miei video di mettere questo essere nei reparti normali, in modo che i detenuti normali facciano giustizia, una giustizia violenta. Cercate una giustizia violenta tramite i detenuti, però quando i detenuti normali combattono per i loro diritti, perché lo Stato e le istituzioni commettono violenza su di loro, voi non le sostenete, anzi li abbandonate. Però ora cercate una giustizia violenta tramite i detenuti normali. Non è una cosa bella, ve lo dico francamente. Detto questo, mando un fortissimo abbraccio ai familiari.